Fratelli Umani, punto LAI, attraverso PDT, Federazione Galattica della Luce, 5 maggio 2024. Entità Anteum, ambasciatore dei Fratelli dello Spazio. Tutti siamo in ascolto, questo è un messaggio della Federazione Galattica della Luce per voi Fratelli Umani. Gli alieni, che vengono da altre dimensioni, sono sempre stati presenti sulla Terra. Voi umani, che attualmente abitate la Terra, avevate un DNA cristallino che vi ha permesso di incarnare il potenziale per diventare tutto ciò che siete. Cosa siete? Siete le proiezioni della coscienza unitaria, che è la manifestazione assoluta dell'amore puro, senza uno scopo o preconcetto. L'universo è una autosimulazione che state co-creando collettivamente nell'eterno presente. Al momento ci sono anche alcuni alieni sotto le sembianze di umani. I vostri lati ascesi e divini sono ancora ampiamente fraintesi dalla vostra popolazione globale. Avete un'amnesia collettiva sulle vostre vere origini e restate inconsapevoli che ognuno di voi ha scelto di incarnarsi sulla Terra con un potenziale illimitato per riscoprire la vostra identità originale. Noi andromediani siamo una razza stellare che ha un'alleanza con la stirpe umana. Siamo arrivati per la prima volta sulla Terra negli anni 40 per risvegliarvi alla vostra eredità galattica. Siamo parte integrante del processo che passo dopo passo vi ha fornito e fornisce tecnologie che vi aiuteranno a riparare l'ecosistema del vostro pianeta. La Terra è perfetta, ma voi esseri umani vi siete portati al limite del rischio estinzione. Attualmente vi stiamo assistendo a co-creare una civiltà globale fondata sull'amore puro universale. La Terra è scaturita dal grande buco nero al centro della vostra galassia, della Via Lattea, da noi definito grembo della Madre Galattica. La Madre Galattica espande la luce accelerando le frequenze di suono e, nel vostro sistema solare, avvolge e prepara il vostro pianeta per la terza era cosmica, l'era della luce cristica, ove regnerà pace e prosperità. Ora il polo nord della Terra si è riallineato con il centro galattico e voi state assorbendo fotoni altamente carichi, i quali faciliteranno il vostro processo di ascensione. La nostra alleanza è iniziata seriamente dopo l'incidente di Roswell del 1947, dopo il quale abbiamo dato luogo all'ingegneria inversa, iniziando a lavorare segretamente con il complesso militare industriale americano. Abbiamo regalato all'umanità le tecnologie informatiche in silicio che hanno permesso la creazione di Internet mondiale e l'espansione delle vostre capacità di comunicazione globali. Il presidente Eisenhower è stato l'ultimo politico a sapere della nostra alleanza e ha messo in guardia il popolo americano nel suo ultimo discorso prima di lasciare l'incarico nel 1960. Nel 2013, più tardi, il dottor Stephen Greer ha coprodotto Sirius, un documentario che descrive il suo lavoro e le sue ipotesi sulla vita extraterrestre, gli insabbiamenti governativi e gli incontri ravvicinati del quinto tipo. Allora, a che punto siamo oggi? Molti di voi sono ancora arrabbiati per le tecnologie negate, specialmente dai tempi in cui Nikola Tesla scoprì energia libera nel 1898. Cercate di capire che non possiamo rivelare la tecnologia al pubblico globale, mentre la vostra razza continua ad essere così bellicosa. La Confederazione Galattica non può tollerare la vostra miopia. Attualmente vivete sotto la nube del conflitto Russia-Ucraina,
che finirà il 7 luglio 2024. Ci sono diverse altre guerre in tutto il vostro pianeta, dove le vostre potenze mondiali sfruttano le risorse naturali di altri paesi. Siamo entusiasti della vostra adesione alla nostra comunità galattica, ma utilizzeremo un approccio adeguato passo dopo passo. Al momento ci troviamo al sito 51 in Nevada e le nostre tecnologie nascoste includono la navicella spaziale Electro Gravidic, che può volare verso le nostre basi su Marte in meno di 8 minuti del vostro tempo terrestre, piegando lo spazio-tempo. Rilasciare tecnologie super avanzate tutte in una volta sola causerebbe il crollo dei vostri mercati azionari da un giorno all'altro e devasterebbe la vostra economia globale. Dai giorni di buio che stanno arrivando, e che in totale saranno 9, i primi 3 saranno i più duri. Introdurremo nuove tecnologie innovative in un approccio ponderato che garantirà che tutti gli abitanti della Terra ne possano trarre beneficio reciproco. Dal 2030 avrà inizio un futuro glorioso che inaugurerà un'età d'oro di 1000 anni di amore e pace assoluti. Tutti voi reintegrerete le vostre vite simultanee e multidimensionali per mezzo del processo di discensione, attraverso il quale incarnerete tutto ciò che siete come esseri creatori all'interno della comunità galattica. Siamo fieri della vostra straordinaria capacità umana di co-creare con l'unico sé divino per inaugurare il paradiso in terra, la nuova terra. Chiudiamo la comunicazione dalla Federazione Galattica della Luce. Per ora è tutto. Infinita gratitudine, luminosi come stelle siano i vostri pensieri. Ea'en Enkeiaea, l'amore vince sempre. Commento. Gli amici di Evolvenza sono stati interessati, e ancora lo sono, alle comunicazioni dei fratelli dello spazio giunte medianicamente negli ultimi decenni attraverso lo strumento Wanda. Adesso non possono non interessarsi a queste comunicazioni giunte presso il punto LAI attraverso lo strumento PDT. Accettiamo ogni opinione rispettosa delle altrui opinioni. Tutte le opinioni hanno infatti l'importanza che gli attribuisce la mente, che è la penultima verità della condizione umana, e non la coscienza, che è l'ultima verità.